Bentornati raga, qua è Savix che vi parla ragazzi con il secondo episodio di Collegio 7 ragazzi. Allora, il primo episodio mi sono divertito un sacco a farlo. Allora ragazzi, ho cercato di migliorarmi, di farlo ancora meglio. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate raga. E adesso possiamo partire pure con il secondo episodio. Vi lascio al video, bella raga. Mi chiamo Alessandro Busatelli, ho 14 anni e vengo da Bembate in provincia di Bergamo. Gesù Cristo. Mi chiamo Francesco. Questa sembra quella di Fast and Furious, raga. Mi chiamo Arianna Meda e vengo da Cagliari. Allora, completa il verso sempre caro mi fu. Allora, raga, io sincero non conosco questo verso. Scrivetemi nei commenti se voi lo conoscevate. Sempre caro mi fu, tua sorella. Raga, questo però sembra un po' una carota. Non è per prendere in giro i rossi, vi prego, non vi arrabbiate. Però non sembra un carotino. Pagare le bollette. A pagare le bollette. Ma no, vabbè. Dato, mezzo. Questo per folle. E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma tendo a determinati spazi di là da quella, sopra umani silenzi e profondissima quiete, io nel pressione fingo, ove per poco il corno si spaura. Raga, ma questo è come un genio! Come queste piante, io con l'infinito silenzio questa voce va comparando, e mi sovviene eterno nelle mosse. Raga, ma questo è un genio! Di lei, zitto, sinistra, sinistra, che mio, cazzo fa? No, io furo! Stoppati! Minchia, raga, ma è un pazzo! È un pazzo, okay, questo. Allora, hai 30 secondi per elencare i maggior numeri di capitali europee. Roma, Napoli, Bari, Foggia. Minchia, la sbagliate tutte. Sì, vabbè, tu c'è l'enciclopedia stampata nella capa, secondo me. No, l'Italia è una regione. Cos'è l'Italia? Non ho mica capito. L'Italia è uno stato, l'Italia è uno stato. L'Italia è uno stato. Londra. Oddio, sono in palla, sono in palla. Chiavi Kiev, Minsk. Minchia raga, Roma, ma questo qua c'è Einstein. Budapest, Bucarest, Atene, Nicosia. Minchia, ma ne vuoi sbagliare una? Per piacere te lo chiedo. Lazio. Se vabbè, te ne lascia perdere. Ma convinto, Allora, scrivi la lavagna mercoledì. Regà, in inglese si dice Wednesday. Lo sapevate anche voi. Monday, Wednesday, Wednesday. Questo l'ho scritto giusto, secondo me. Voi non me li ricordo. Lussaccio. Due, figurati. Wednesday. Secondo voi lo poteva fare sbagliato, raga? Poteva sbagliare? No! Abbiamo ice! Mande, sangue. Raga, ma l'avete visto, per piacere? Sembrava spaventato! Era spaventato! Sunday, mercoledì. Mercoledì. Sei sicuro, bro? Io non lo sono sicuro. Il passato remoto del verbo stare. Il verbo no qui? No, come sembra il passato remoto. Ma tu sicuro? Cesti, quindi se penso il verbo stare, tu starai. Sicuro? Ma è futuro? Ma sei sicuro che è passato? No, perché secondo me è confuso le cose. Stavo, tu stavi, egli. Stavi, egli stava. Ma non è remoto, raga. Stava, io stetti, tu stetti. Stavo dicendo l'ha fatta giusta, invece subito si è sbagliato. Stetti, noi stetti. Ah, sì e no, sì e no, sì e no. Minchia, ragazzi, ma cosa fa? Uno sì, uno no, lei entra e esce. Guardate, è incredibile, l'ha sbagliata, una sì e una no. Stetti, tu stessi. Tu, tanto lo so, tanto, dai, dai, dai. Sì, sì, bravo, bravo, bravo. Sei noioso. Io fu. Con io fu possiamo passare al prossimo episodio, ragazzi? Sì, passiamo al prossimo episodio. Quindi lasciate un like, metti subito like, perché se non metti like e non parto con il video, ragazzi, ve lo giuro, sono serio. Rimaniamo qua tutto il tempo. Metti like. Non lo stai facendo.
L'hai fatto? Sei sicuro? Ok, possiamo partire ragazzi con il secondo episodio del Collegio 7. Ciao, mi chiamo Giorgio Antonelli e vengo da Monza. Vengo da Monza! Oddio ragazzi, ma... Sono Tommaso Migliette e vengo da... The Ring! Mi chiamo Sofia Cordaro e vengo da Torino. Cosa? Sono Giampaolo Bombardieri. Sono Mandalini Nicole e vengo da Lecco. Sono Davide Cagnis e vengo da Montebelluno. Ok. Allora, capoluogo dell'Umbria, regà. Lodi, però Lodi non è... Brava, brava. Oh, raga, che bello, Elpis, faccio anch'io. L'Umbria, Perugia. Questa qua, raga, possiamo... Come nel primo episodio, c'è sempre qualcuno che è del 1895, ragazzi. Guardiamola bene, belì. Sembra del 1995, 85, 75, quello che è. Crea una frase utilizzando una parola paradossale, ragazzi. Sappiamo tutti cosa vuol dire paradossale, no? È paradossale che fuori ci sia il sole quando invece piove. Yeah! Sai dire da paradosso? Paradosso è quando praticamente uno è il contrario dell'altro. Ragazzi, questa qua sembra intelligente. Partiamo con questo tizio che, porca miseria, veramente, raga, assomiglia a un piccolo youtuber che io conosco. Si chiama Mirko. Non voglio entrare nei dettagli. Paradossale, perché in un altro... Non lo so perché mi dà troppo l'impressione sua, raga. Questo significato è paradossale, quindi ha tanti significati. Vai! Autodisciplina paradossale. Penso che sia tipo qualcosa paradossale. Penso che tipo sia enorme. È paradossale tipo una roba che ti pare. Cosa ho appena sentito, regà? Tipo, io sono paradossato da quel che è successo. Tu stai come pazzi! Ah, sono... Cosa sono le tube di Falloppio? Nimmo, qua ne vediamo delle belle, lo so. Ortaggi. Ortaggi! Mi viene in mente tipo una cosa d'arte. D'arte! Siete delle artiste voi donne! Tipo nell'apparato dentale femminile mi sembra ci sia le tube di Falloppio. Brava! Il tubo di Falloppio penso sia una specie di tubo che si mette per non far passare. Guarda, dai, dove devi mettere il tubo? Io c'ho l'idea. Sempre umoristica la cosa, quindi mi raccomando. Sono dei tubi che aveva un re nella storia. È ripartita decentemente. Si dice guerra fredda perché c'entravano le popolazioni. Allora ragazzi, vi pongo di nuovo la domanda perché mi sono perso, ero distratto da quella bionda che mi sta già irritando abbastanza. Quindi, cosa si intende con l'espressione guerra fredda? Non so per quale motivo, ma secondo me già qualcuno si metterà la giacca. Azioni dell'est. Perché si è combattuta in delle nazioni fredde. Cosa vi ho detto? Lo sapevo, me lo sentivo che qualcuno tirava fuori il fattore ghiaccio. In malestreme se mi rimedi, regà, eh. Il periodo in cui c'è praticamente questa guerra di tensione, quindi okay. Non è una vera e propria guerra, appunto non si scende né in trincea né vengono scagliate bombe, ma è una guerra di tensione tra URSS e USA. Brava, ce l'ha fatta, ci ha messo un calcinato intorno, ce l'è arrivata però, ci sono tanti morti, quindi diciamo che quelli, cioè la, non mi ricordo più chi ha vinto la guerra, però quelli che hanno vinto, oddio, sono diciamo stati abbastanza freddi perché non ci sono più. Raga, è finito qua. La guerra fredda è una specie di contratto, diciamo, di legame che si crea. Mi volete ammazzare oggi? Ditemi voi se oggi mi volete uccidere. Secondo me voi mi volete uccidere. Tra le due rivalità si fa questo patto e la guerra si tipo sospende. Dove cazzo vivi? Entrambe le parti sono fredde, quindi non si attaccano tra le due. È inteso una guerra che fu molto combattuta, con molti morti, molte vittime. È detta fredda per anche ricordare magari il colore azzurro che
che significa. La guerra fredda ricorda il colore azzurro. Questa dobbiamo scriverla nella Bibbia. Tristezza. Che tristezza, lo dico io, cara. Mi chiamo Elisa Angius e vengo da Cagliari. Bene. Sono Dasha e vengo da Napoli. Mi chiamo Susanna Goso. Che cazzo c'hai in faccia? E vengo da Savona. Mi chiamo Martina Lesardo e vengo da Roma. Mi chiamo Gabriele Artus. Minchia, raga, ma questo si fuma l'oppio, secondo me. Sono da Torino. No, vabbè, la censuro forse sta cosa. Che ansia, cioè. Più o meno, dai, ci proviamo. Ma da dove cazzo? Allora, se vuoi, vieni a casa mia, abito a Genova, non fa... Perché se non mi trovo la città di casa, papà. Ma ti trucco io, fidati che viene meglio. Porca miseria, ragazzi. Chi era Mike Buongiorno? Raga, se qua mi fanno bordello, io spacco tutto, perché è veramente il conduttore che ha fatto la storia. Uno scrittore famoso degli anni vecchi. Oh. Voglio morire. Buttati giù, guarda, non lasciamo perdere. È un presentatore. Bravo, bravo. Buongiorno, era quello che dava il buongiorno. Oh, Luca, dove vivi? Allora, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul... Sul... Dai, sul lavoro, su. Sul... Dai, dai. Sull'Unione Europea. Sì, hai sbagliato. Sull'Italia. Sulla libertà di pensiero e di espressione. Allora, l'Italia è basata sulla libertà di espressione, pensiero e qualsiasi cosa ci sta aggiungendo. Ma cosa stai dicendo? Che se qua tu esprimi il tuo pensiero ti mangiano pure i gatti. Fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al... Brava, almeno questa. Stai, non ci sa truccare, ma sa rispondere. Tu cosa ne pensi del lavoro? Guarda, faccio lo youtuber, meglio che non me la fai sta domanda. A me fa paura anche solo pensarci. Siccome a scuola... Oddio, c'ho il terrore di rompermi le unghie. Faccio molte assenze, al lavoro non si possono fare, quindi mi terrorizza il fatto di dover andare al lavoro sapendo che non posso farne. Praticamente per chi può faticare... Sto impazzendo oggi. Cioè, ti porti i soldi a casa... Mantieni la famiglia. Oh, deve lavorare solo per quello. Ma tutti quanti lavoriamo solo per quello. Per quello serve il lavoro, per vivere, perché se non lavori non vivi, cioè. Se uno avesse la possibilità di fare quello che gli piace come lavoro. Lavoro è importante. Cioè, se non lavori, cioè, cadi in depressione, insomma. Questo purtroppo è vero, ragazzi. Una piccola parte seria. Purtroppo tante persone cadono in depressione per colpa del lavoro. È veramente una brutta malattia, perché possiamo chiamarla così. Cosa sono gli orecchioni, ragazzi? Qualcuno ha le orecchie giganti, mi sa. State a vedere. Le patatine. Le patatine di Cato Giulio. Le patatine, quelle che si... Quella forma di ciotola. Confuso le cose, cara mia bella. Quando ti fai i buchi all'orecchio. Sì, si mettono i dilatatori per fare i panchettoni. Il quello là che ti fa il piercing. Sì, ti dilata l'orecchio. Si chiamano orecchioni. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ragazzi. Se va bene, quello pure vaccinato. Per questo, cioè, non ci rendiamo conto. Una malattia. Brava. Una banda. Che cazzo la banda degli orecchioni? Cosa sono? La banda di Dumbo Jumbo? Musicale, una banda musicale. Perché io ci credo. Sono orecchiabili. No, è impossibile. Il nome? Allora, qual era il nome della celebre attrice Monroe? Oh, porca miseria, ragazzi. Se va bene, questa c'ha il poster in camera. Io lo so, me lo sento. Gabriella, la fortunatella. Daniela. Angelina. Sì, Angelina Jolie. Quelle fa il porno. E niente, ragazzi, direi che per oggi è tutto.
fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questa reaction, se vi piace il nuovo styling, la nuova struttura del video, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento per supportare questa serie. Arriviamo per piacere a circa 37 mi piace. E spada bam, regà, alla prossima.